come dice il mio amico Paolucci, a Dante si deve la lingua degli italiani, quella parlata e quella scritta, a Giotto si deve la lingua visiva. In quella rivoluzione straordinaria che avviene fra Assisi e Padova, in quella mutazione della sensibilità, in quella scoperta del dolore, sta la nostra modernità. Ed è la stessa che evolve da Giotto fino a Masaccio. In Masaccio la stessa ansia, la stessa paura, ma anche la stessa forma perfetta raggiunta. Nei medesimi anni a Parigi erano scicchissimi. In fondo alle Germanie carichi di ansie, ma in Italia si stava inventando un dato assolutamente nuovo della pittura, l'espressività, il sentimento, il dolore, la vita, la passione di Cristo. E in conseguenza la passione della vita degli uomini.